Buonasera da Infostudio, 21 maggio 2018 e sono le 19:10 in punto. 21 persone arrestate in 5 province di 4 diverse regioni, persone accusate di far parte di un'associazione che ha a delinquere naturalmente, che ha commesso reati tributari e fallimentari e poi ha trasferito in maniera fraudolenta valori ed è accusata anche di riciclaggio e corruzione. Tutto fa capo ad un imprenditore calabrese che però da anni risiede in Brianza e tra gli arrestati, ripeto 21, 10 dei quali sono finiti in carcere, c'è anche un ex magistrato, Gerardo Perrillo, che era in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Monza e ci sono anche due avvocati. Domus Aurea è stata denominata l'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato a smantellare questo gruppo riconducibile a Giuseppe Malaspina, imprenditore edile, come ho detto, residente in Brianza, inchiesta che è da un esposto presentato da una lista d'opposizione di un comune della provincia di Monza e Brianza che aveva denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici portati a termine in modo non conforme al capitolato e tangenti che sarebbero state intascate da alcuni pubblici ufficiali. Tra le altre cose, Malaspina è accusato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 95 milioni di euro con distrazioni patrimoniali per ben 234 milioni di euro. Avete visto uno yacht? State vedendo Casegredo, che è un hotel, lo vedete, di lusso, e fuori vedevate quelle due enormi mani che erano l'opera support dell'opera dell'artista Lorenzo Quini, installata in occasione della Biennale d'Arte che è stata smantellata soltanto all'inizio di maggio. Tra gli altri beni sequestrati anche lo stabile che ospitava l'hotel Gritti di Milano, a pochi metri dal teatro alla Scala, e un maneggio ad oggiono. Nelle oltre 1200 pagine d'ordinanza che ha portato appunto a questa inchiesta vi sono intercettazioni dalle quali emerge smania di ricchezza e bramosia al di fuori dei limiti della decenza, scrivono i magistrati. Uno degli indagati, parlando della documentazione creata apposta per i raggiri, ha detto: tutto quello che abbiamo detto oggi è finto, una finta in più o in meno, l'importante è avere un pezzo di carta. E un altro, durante una riunione operativa, gli risponde: guardate che qua bisogna fare uno sforzo di fantasia, ci vuole Walt Disney. Per paura di essere scoperti, alcuni indagati hanno cercato di far sparire interi fascicoli di documenti, con una ruspa addirittura, stavano riempiendo un container per poi forse interrarlo nella stessa azienda, ma sono arrivati prima i finanzieri. La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro ha confiscato a Diamante una lavanderia industriale ritenuta nella disponibilità di Antonio Mandaliti, che era fra le persone coinvolte nell'operazione denominata Frontiera, condotta, coordinata meglio ancora, dalla Procura Antimafia di Catanzaro nel luglio del 2016 contro la cosca Muto di Cetraro. Secondo quanto hanno dichiarato anche alcuni collaboratori di giustizia, la lavanderia sarebbe stata frutto o reimpiego di attività illecita e Mandaliti avrebbe voluto imporre il monopolio dei servizi grazie proprio all'appartenenza alla cosca Muto. A Squillace sono state rimosse nell'ambito di un'attività straordinaria a tutela dell'ambiente, disposta dalla provincia di Catanzaro, tre discariche abusive poste in essere da parte di ignoti in altrettante aree dei territori di Squillace, Montauro e Catanzaro. I territori di Squillace e Montauro, peraltro, sono fra loro confinanti. E oltre a rimuovere le discariche individuate lungo la strada provinciale nei pressi del bivio di Squillace ed oltre a pulire, insomma, il bivio Staletti Montauro dai rifiuti, è stato rimosso un cumulo di rifiuti abbandonato lungo la strada provinciale 25 all'incrocio del quartiere Ianò di Catanzaro. Il presidente della provincia di Catanzaro, Bruno, ha detto che si tratta di un'operazione di valore sociale e che l'ambiente deve essere difeso con la partecipazione di tutti. Torneremo domani su questa operazione per raccontarvela meglio nei dettagli. Parliamo adesso invece di sclerosi multipla, ovvero del nuovo percorso terapeutico e diagnostico che la Regione ha instaurato a partire dall'ottobre del 2017 con un nuovo DCA, il numero 40 dell'ottobre appunto scorso, col quale le cose certamente a favore dei malati e delle loro famiglie sono migliorate. Il numero di malati è purtroppo in aumento anche nella nostra Regione, sono aumentate anche le somme stanziate dalla Regione per questo, ma soprattutto il decreto stabilisce chi fa cosa e anche costruisce quella rete ideale per migliorare la qualità delle prestazioni.
Da 7 mesi in Calabria l'assistenza ai malati di sclerosi multipla ha cambiato decisamente passo. Nello scorso ottobre è stato ridefinito il percorso assistenziale, garantendo la presa in carico dei pazienti, ora curati con un progetto personalizzato ed integrato, assicurando la tempestività della diagnosi ed il monitoraggio clinico. Sono alcuni degli aspetti emersi durante il confronto presso la cittadella regionale sul percorso diagnostico-terapeutico sulla sclerosi multipla, al quale hanno partecipato il commissario della Sanità Calabrese, dirigenti del Dipartimento Politiche Sanitarie delle aziende sanitarie calabresi, responsabili dei centri di cura e delegati dell'AISM, l'Associazione per la lotta alla sclerosi multipla. L'Italia non è tra i paesi in cui la malattia si manifesta con maggiore frequenza, 113 casi ogni 100.000 abitanti, 1.800 nuovi casi all'anno e un totale di 68.000 malati. Ma le richieste di assistenza sono purtroppo in costante aumento anche nella nostra regione. È dunque necessario aumentare gli stanziamenti di risorse. Il nuovo percorso, ha fatto notare la dirigente del Dipartimento regionale, Liliana Rizzo, offre una nuova linea di indirizzo ed è nato dall'esigenza di mettere il paziente al centro di tutto, tenendo anche conto delle difficoltà legate al fatto che l'attuale offerta del servizio sanitario prevede oneri anche a carico delle famiglie dei malati cronici. Ma il decreto 140 migliora indubbiamente la situazione di chi lotta contro questa malattia, anche perché tende a costruire una rete specifica in attesa che la ricerca continui a fare passi in avanti per debellare questo multiforme, spietato nemico del sistema nervoso centrale. Abbiamo dato proprio una linea di indirizzo su come deve essere organizzato e approntato quindi un percorso assistenziale. Adesso tocca alle aziende dover, in coerenza appunto con quanto è stato definito a livello regionale, costruire a livello dei singoli territori aziendali i percorsi assistenziali per i pazienti e in maniera dettagliata, quindi devono fornire indicazioni ben precise su quella che è l'articolazione del percorso, su quella che è l'obiettivo da raggiungere e soprattutto su quelli che sono i professionisti che devono accompagnare e che devono prendere in carico e accompagnare i pazienti in tutte le fasi della malattia, a partire dalla diagnosi, dal primo momento della diagnosi fino alla continuità al proprio territorio e quindi al proprio domicilio, perché sono pazienti, queste sono persone che hanno bisogno di essere informati, hanno bisogno di sapere chi è che fornisce loro delle prestazioni, hanno bisogno di avere anche una risposta nel proprio territorio, perché hanno bisogno spesso anche di cure domiciliari, di cure palliative e quindi hanno bisogno di risposte precise da parte del servizio sanitario regionale. Il nuovo percorso assistenziale sulla sclerosi multipla, ha affermato il commissario per il piano di rientro della sanità calabrese, Massimo Scura, dimostra che in Calabria si possono ottenere risultati positivi e migliorare la qualità delle prestazioni unendo gli sforzi e ripartendo dai territori. La cosa più importante, vista dal mio punto di vista, diciamo che non è quello specificatamente clinico, è che si mettono insieme le persone. Le persone che si mettono insieme tirano fuori delle soluzioni che, essendo condivise, primo, essendo frutto di una multidisciplinarità, essendo frutto di una pluriprofessionalità, non possono che essere l'ottimale per il paziente. Questo non è l'unico, noi abbiamo infinità di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che piano piano stanno avendo una completezza, diciamo, normativa. Adesso gli operatori, come ho detto poco fa, si devono far carico del come realizzare con esattezza ogni cosa. L'epoca per cui ognuno deve aspettare che un altro gli dica che cosa deve fare è finita da tempo. Ogni 3 ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla. Tu non restare a guardare, smuoviti. Aiutaci a fermare la sclerosi multipla. Aiutaci a non fermarci. Dona ora su smuoviti.aism.it. AISM, da 50 anni, la sclerosi multipla non ci ferma. Un anno fa era ricorso addirittura allo sciopero della fame, al culmine di una serie di proteste. Sciopero della fame con solo caffè, acqua e sigaretta, aveva detto, e per una persona, insomma, un po' avanti con l'età e malata, anche non era il massimo. Ora Grazioso Manno dice che tornerà ad incatenarsi alla sede della Regione dal 13 luglio prossimo se non cesserà la situazione di stallo e di disattenzione, la definisce, verso il mondo consortile da parte della Regione. Manno ha scritto una lettera al Presidente Oliverio e l'ha scritta
cioè la mandata anche per conoscenza agli assessori e consiglieri regionali, all'ANBI nazionale calabrese, alle organizzazioni agricole, ai sindacati, ai sindaci dei 56 comuni del comprensorio consortile, ai consorsi di bonifica, facendo presente che i consorsi stanno vivendo un momento particolarmente difficile, ma momento particolarmente difficile, fa presente Manno, che si protrae da quando si è insediata la Giunta Oliverio, cioè dal novembre del 2014. Eppure, dice, sono enti che hanno un'importanza fondamentale per gli agricoltori e il territorio, svolgono un ruolo estremamente importante per quanto riguarda l'irrigazione, la difesa del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico. Purtroppo devo amaramente constatare che, al di là di piccoli finanziamenti, vane promesse e belle parole, dice Manno, Oliverio e Regione sono stati insensibili alle numerose richieste fatte in questi anni. Eppure abbiamo proposto non interventi a pioggia, ma idee e progetti seri che vanno nella direzione di una soluzione sostenibile dei problemi che affliggono la Calabria. Da 3 anni non si possono assumere operai per mancanza di fondi. Fino ad oggi, ha detto Manno ancora, ho attuato tutte le proteste possibili e pacifiche per richiamare l'attenzione, ma al di là di piccoli e insignificanti segnali che non sono serviti a risolvere i problemi sollevati, nulla di concreto si è mosso. Stavolta però non mi accontenterò di semplici promesse, ma chiederò impegni scritti ed atti deliberativi. Ormai lo conosciamo così come lo conosce tutta Italia, compirà 40 anni a novembre, conosciamo il suo passato di ragazzo nato e cresciuto in una famiglia povera, per tetto addirittura una lamiera sulla quale quando pioveva gli sembrava di riconoscere gli applausi, è cresciuto ai margini di una baraccopoli, di una discarica addirittura, appare nel quartiere Archi di Reggio Calabria. Tempi lontani adesso, perché Marcello Fonte, io credo che siamo ancora a maggio, però penso che se ci sia proprio il titolo del calabrese dell'anno, nessuno potrà strapparglielo, sarà molto difficile perlomeno. Questi sono i momenti della fine della proiezione del film Dogman, di cui è protagonista e che gli ha permesso di vincere appunto la palma di miglior attore quest'anno alla rassegna della Croisette, di Matteo Garrone. 10 minuti di applausi. Garrone che solleva lui, che solleva la bambina e che poi tenta di sollevare fra le risate, ma Garrone dice adesso fallo con Edoardo Pesce. Edoardo Pesce, vedete, quasi il triplo di Marcello Fonte, che iscrive il suo nome, 10° fra gli attori italiani, per la verità 9° perché Marcello Mastroianni l'ha vinto 2 volte, dopo Saro Urzi, Riccardo Cucciolla, lo stesso Mastroianni, Giancarlo Giannini, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Gianmaria Volontè ed Elio Germano, che l'ha vinto 10-11 anni fa. Fra l'altro, il premio per il miglior attore è andato a Marlon Brando, a Jack Lemmon, a Jack Nicholson, a Tim Robbins, a Sean Penn, a Tommy Lee Jones, a Javier Bardem. Insomma, diciamo che ha fatto una gran cosa Marcello Fonte, che ha ricevuto il premio dalle mani di Roberto Benigni. Matteo Garrone lo ha paragonato, per la sua comicità leggera, a Buster Keaton e ha raccontato che lo ha conosciuto in maniera molto casuale. Era il custode del centro sociale romano Nuovo Cinema Palazzo e un giorno, durante le prove di uno spettacolo con ex detenuti, uno di questi è morto all'improvviso. Lui sapeva la parte a memoria e lo ha sostituito, e quando il responsabile del casting è andato a vedere lo spettacolo è rimasto, lo ha trovato strepitoso, insomma lo ha proposto al regista, che è arrivato a Roma a 19 anni seguendo il fratello architetto e ha fatto un po' tutti i mestieri, è stato sarto, in bianchino, barbiere, comparsa, è stato sul set di Gangs of New York di Martin Scorsese, che lui aveva capito si chiamasse Scozzese, e ha fatto anche una foto con Leonardo DiCaprio sul set. Quella foto l'ha fatta scattare a una persona, lui non sapeva chi fosse, era Daniel Day-Lewis, che ha rischiato di incontrare al party a Cannes proprio nella notte di sabato. Vi ricordo che oltre a Marcello Fonte abbiamo vinto un altro premio importante, quello per la migliore sceneggiatura, che se l'ha giudicato Alice Rohrwacher per il film Lazzaro Felice. A poche ore dalla retrocessione, le parole che probabilmente ogni tifoso vorrebbe sentire dalla propria società e dal proprio presidente. Nella vita può capitare di cadere, non conta quanto puoi farti male, ma quanto puoi rialzarti più forte di prima. E quanto scrive il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, questo pomeriggio, questo messaggio è comparso sul sito ufficiale, anche sui social naturalmente ufficiali della società, all'indomani della sconfitta di Napoli, che è coincisa con la retrocessione in Serie B, un messaggio attraverso il quale Vrenna ha voluto ringraziare i tifosi del Crotone, che ci hanno sempre sostenuto, ha detto, e lo faranno anche in futuro. Grazie a loro per tutto quello che hanno dato e daranno a questi colori, grazie alla città intera che ci ha sostenuti, ma grazie anche ai tanti nuovi tifosi che Crotone ha conquistato in tutta la Calabria. Le parole di ieri nella pancia dello Stadio San Paolo, miste anche alla rabbia, si è mischiata, diciamo, ad emozione, nelle parole di Walter Zenga, e poi il ringraziamento che sentirete ripetuto a pochi minuti dalla
fine di questa avventura durata 2 anni, ma che il Crotone ha intenzione di ripetere, proprio da parte del presidente Brenna. Retrocedere fa male, poi fa più male anche per questa gente, perché alla fine sono stati loro che davano la forza a noi di tirarci su. E fa male perché Crotone non merita di andare giù, per quello che ha fatto vedere nel girone di ritorno, per come abbiamo sempre giocato, per come abbiamo sempre lottato in ogni partita. Però non è bastato, perché c'è stato qualcuno più bravo di noi, e nello sport, a mio avviso, bisogna sempre riconoscere anche i meriti di chi vince e bisogna accettare le sconfitte. Accettare una sfida ti porta anche a sapere che questa sfida può essere non col risultato previsto. Vado giù con la morte nel cuore, proprio perché in questi 5 mesi ho trovato della gente speciale e mi sarebbe piaciuto poter dare di più e fare quei 3 punti in più che potessero permettere a loro l'anno prossimo di restare ancora in Serie A. E questo è il mio dispiacere più grande. E se alla fine Cagliari, Spal, Chievo, Udinese hanno vinto 2-3 partite di fila, saranno stati bravi loro. Io ho avuto un calendario leggermente più complicato, un filino più complicato, perché non credo che giocare a Napoli sia semplice per nessuna squadra al mondo, specialmente poi all'ultima di campionato, dove c'è una grande festa, dove ci sono giocatori che hanno fatto più di 90 punti. E quindi magari a calendario invertito oggi ero felice e contento, invece sono infinitamente triste, ma per la città di Crotone, per tutto quello che abbiamo creato in questi 5 mesi. In questi 5 mesi Crotone mi ha ridato il senso della vita, la gioia di vivere, la gioia di fare allenatore. Ed è per questo, fa ancora più male proprio per questo, perché se ci fosse stato un rapporto un po' più asettico magari era un po' più distaccato, ma così fa veramente male, giuro. Abbiamo fatto delle partite importantissime e ti resta un'amarezza profonda, perché quando vivi una città come l'ho vissuta io a 360 gradi diventa complicato poi accettare qualsiasi risultato, anche se, ripeto, lo sport è questo e devi essere bravo ad accettare, a fare i complimenti agli altri. Questa è una giornata brutta, però niente, abbiamo la forza di rialzarci le maniche e ricominciare già da subito. Voglio fare un plauso ai tifosi, voglio ringraziarli per la motorità che hanno dimostrato in questi anni e soprattutto dopo una sconfitta così cocente. Hanno avuto la forza di dare coraggio ai ragazzi, per cui voglio ringraziarli e promettergli che già dall'anno prossimo ce la metteremo tutta per poter provare a risalire. Sì, no, adesso è troppo presto, vedremo in settimana, prendiamo 3-4 giorni di riposo e poi vedremo da farsi. Ti dispiace non aver potuto regolare ai tifosi, alla città di Crotone il terzo anno di Serie A, ma niente, ripartire. Il drammatico di su alcune partite di, no, che potevi chiuderla, avevi la possibilità a più riprese di poter chiudere il campionato e ci siamo riusciti, peccato. Però voglio dire, il più bel ricordo è il pareggio con la Juve e lì è dire la verità, poi quando abbiamo vinto lì a Udine io ci credevo tantissimo nella salvezza, peccato. Futuro insomma in casa Crotone è già cominciato, per noi invece il telegiornale finisce qui, ci apprestiamo ad accomiatarci, sigla dopo di noi, come ogni giorno da lunedì al venerdì, l'Italia del Sud, nuova puntata con Domenico Milani, vediamo questa sera di cosa si tratta, il telegiornale torna domani alle 13:50.